Salve Enrico a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Anton99 e come vedete, senza intro, senza niente, insomma, parliamo subito chiaro per quanto riguarda le gare precampionato che ha fatto il Palermo. Tenendo conto che appunto sono in paese, non ho alcun programma di editing per fare i tagli, le intro, eccetera, andiamo al dunque. Questa squadra mi è piaciuta, soprattutto a livello di reazione, i fraseggi, la verticalizzazione. Mi è piaciuto molto come hanno tenuto palla in fase di contenimento, hanno tenuto sempre bene. Il fatto di aver affrontato degli avversari più o meno tosti, ho sempre detto che le amichevoli per me, pure se perdi, pareggi o vinci, non è che mi cambia qualcosa. L'importante è che poi le idee che ti impronta il tuo allenatore possano andare a essere eseguite durante il campionato, durante le gare di Coppa. Gara di Coppa che tra l'altro poi riuscirò forse probabilmente a registrare oltre a questo video. Detto ciò sono abbastanza contento perché mi è piaciuta molto la reazione anche di alcuni calciatori, di alcuni giocatori che potevano benissimo andare via e che invece potevano sicuramente fare di più. E quindi niente, spero che comunque questa squadra possa di conseguenza avere le capacità di affrontare un campionato tosto. Sicuramente dicendo anche la propria nel campionato, dico in maniera indiretta, Morgan De Santis ha detto dobbiamo puntare a fare qualcosa in più, ok, però anche dire allo stesso tempo secondo me dentro di sé dobbiamo fare qualcosa in più inteso come vincere il campionato, a parer mio, secondo il mio modestissimo parere. Il precampionato ci ha fatto vedere delle cose interessanti, sicuramente. Sono rimasto soddisfatto per la preparazione atletica che hanno avuto i giocatori, sia i vecchi che i nuovi. Mi è piaciuto in particolare Saric, che spero alla fine possa essere tenuto. Domani, tra l'altro, troverete un video preregistrato in città dove parlerò di una cosa molto interessante. Spero che possa piacervi. E non lo so se poi riuscirò anche in questi giorni a registrare altri video perché di fatto mi viene complicato registrare, anche perché non ho l'attrezzatura adatta. Sia per i frusci, il programma di editing, eccetera. Ripeto, ricapitolando tutto quello che stavo dicendo, mi piace veramente come la squadra è stata fatta. Chiaramente bisogna ancora costruire qualcosina in più, qualche tassello sicuramente da rinforzare, qualche ruolo sicuramente vuoto, dove magari bisogna andare a un attimo a rinforzare, però sono soddisfatto. Sempre Forza Palermo.